Questo sono io. Mi chiamo Kenyon. Sono uno scultore americano che passa lunghi periodi qui a Roma. Una sera dell'anno scorso, una giovane ragazza, Hilda, raccontò un suo sogno ricorrente, terribile e violento. Ne rimasi colpito. Quel sogno aveva delle attinenze con un misterioso diario dell'Ottocento che mi era capitato tra le mani. E mi sembrò che noi quattro, Hilda, Miriam, Donatello ed io, assomigliavamo ai quattro protagonisti del diario ottocentesco. Miriam, durante una visita alle catacombe, fu avvicinata da un misterioso personaggio, del tutto uguale alla descrizione del diario. Da quel giorno Miriam veniva pedinata, spiata, da quello strano personaggio. In poco tempo fummo tutti coinvolti in un clima oltre irreale. Miriam consegnò poi ad Hilda un pacchetto dal contenuto segreto, con l'impegno che, se per una certa data lei non fosse ritornata a Roma, avrebbe dovuto portarlo ad un certo indirizzo. Io continuavo a cercare per le biblioteche i frammenti mancanti del prezioso diario. Quanto a Donatello, ormai perdutamente innamorato di Miriam, non riusciva a capacitarsi per l'ambiguità del comportamento di lei. Finché una notte, sul precipizio della Rupe Tarpea, avvenne qualcosa che non avevamo potuto prevedere. Mio caro Kenyon, è tutta la notte che non riesco a dormire. Non mi è riuscito neppure di alzare il telefono. Anzi, per tutta la notte l'ho staccato. Allora ho pensato di scriverti. Ti sarai meravigliato di non avermi più trovato ieri sera. Ma ho assistito a una cosa orribile. Mi auguro che quei due ti abbiano messo a parte. Pronto? Sono io, Kenyon. Sì, ho staccato il telefono. Avevo bisogno di riposare. Ma cosa è successo? Perché mi avete lasciato solo ieri sera? Posso capire Miriam e Donatello se la saranno squagliata per star soli. Ma tu? Perché sei sparita? Affari miei. Potrò avere anch'io dei misteri in tutta questa faccenda. Ma insomma, si può sapere che cosa è successo? Niente, non ho molta voglia di parlare oggi. Ci vediamo alla chiesa dei Cappuccini. Io non ci sarò, ti telefonerò io. Ciao. Anche il ragazzo, era facile comprenderlo dal suo volto e dai suoi occhi, avrebbe voluto sottrarsi a quell'impegno, a quella visita alla chiesa dei Cappuccini.
Ma che fine avete fatto ieri sera? Ci siamo perduti di vista, ecco tutto. E Hilda? Le ho telefonato, inutile aspettarla, oggi non verrà. Cos'è? Offesa di qualche cosa anche lei? Non l'ho capito assolutamente. Ah, qua sopra è esposto un morto, non è molto divertente. Se volete andiamo da qualche altra parte. Ma no, non importa. Conosci l'antica superstizione del sangue vivo che cola da un morto? Può voler dire che l'assassino è lì, presente. Sei tu. Sei proprio tu. Se credi di terrorizzarmi con la tua espressione diabolica, non ci riuscirai. Addio. E di qua c'è il nostro presepio. Al piano di sopra. Grazie. Venite. Venite a visitare il nostro cimitero qui sotto, ricoperto della terra di Gerusalemme e del sepolcro di Cristo. Allora quel vostro confratello verrà sepolto qua sotto. Oh, no, no. Fin dal 1870 non viene più sepolto nessun confratello qui. Quindi queste tombe non sono più vostre? È così. Ma la pace eterna non dipende da questa cosa. E noi lo sappiamo. Certo, 30 anni di terra di Gerusalemme non valgono 1.000, 10.000 anni in un altro suolo. Ecco, li ho comperati tutti. Non si parla di nessun cadavere ritrovato.
Non riesco a dimenticare. Sono un assassino. Un assassino! Eppure non ci posso credere. Mi pare tutto un incubo. Vorrei con tutte le forze che quell'immagine... Anch'io vorrei che fosse un'illusione. Esistono illusioni collettive. Mi sembra che quell'orribile scena sia ancora qui, davanti a noi, in uno specchio, che basta un pugno per romperlo, per svanire e ritornare a prima. Non riesco mai, sì, te lo confesso. Neanche quando sono con te, capisci? Riesco a schiodarmi. Per un minuto solo, da quell'idea fissa, orribile. Non aver paura. Possiamo rispondere tranquillamente. Pronto? Pronto, c'è Alberto? Chi? Alberto. Come? Non capisce. No, ha sbagliato numero. Mi scusi, eh. Prego. Vedi? Non devi aver paura. Senti, e se mi costituissi? Già. E diresti di aver ucciso un fantasma. No. Troppe cose di questa storia, se ci pensi bene. È impossibile raccontare. Tu ora devi lasciarmi. Devi dimenticare. Devi riuscire a convincerti che tutto quello che è accaduto è stato solo un sogno. Il gesto che hai creduto di compiere è stato solo un sogno. Solo se riuscirai a convincerti di questo, potrai salvarti. Un sogno, quell'urlo, quel tonfo, quel volto terribile. La mia vittima, potrei crederla irreale. Ma la vedevi con gli occhi del sogno, dunque era irreale. Ma per riuscire a convincerti di questo, devi escludere me dalla realtà. La tua salvezza è lasciarmi e dimenticarmi. Lasciami perciò. E dimenticami. Siamo come presi in mezzo ad una magia. Ma chi è lo stregone fra noi quattro? Ti conviene liberarti di me. Ma io non posso staccarmi da te. E non posso dimenticarti. Diciamoci addio, Donatello. Addio per sempre. Mi lasci così? Ma io ti amo. Tu non puoi amarmi. Non potresti più guardarmi senza pensare a quella visione orribile che ti perseguita. La tua esistenza è stravolta, Donatello. Non è più quella di prima. Ma io non voglio, tu devi salvarti. E per salvarti devi lasciarmi. E dimenticarmi. Ma insomma, tu lo conoscevi, quell'uomo? Chi era? Che cosa aveva a che fare con te? Con il tuo passato? Non lo so. È come una lente appannata. Frammenti di una memoria. Ma di chi è poi? A chi appartiene questa memoria? Non lo so. Come non lo sai? Ma tu, chi sei? Lasciami! Lo vedi? È proprio meglio che ci diciamo addio.
Scusi. Sì? Ha visto ieri qualche operaio dell'azienda elettrica. Perché? Sa, di quelli che passano per aggiustare... E quando passano quelli, specie di domenica? Ma perché? Voleva qualche cosa lei? No, niente, niente. Mi serviva solo un'informazione. Sono due giorni che non ti fai vivere. Non avvicinarti, Miriam. Perché? Che è successo tra noi? Tra noi niente. Ma è successo lo stesso qualcosa di terribilmente grave. E tu dovresti saperlo. Cos'è? Non siamo più amiche? No. Spiegati, non capisco. Io verso di te sono sempre la stessa. L'altra notte vi sono venuta dietro per cercarvi. E ho visto tutto. Ho visto Donatello saltare addosso a quell'uomo. E tu? Tu non fare niente. Non hai fatto niente. Anzi, quasi incoraggiarlo. Quella tua occhiata. E poi lo avete ammazzato. Ma non è incredibile, non è spaventoso? Ma allora è vero. È spaventoso. Se anche Hilda ne è stata testimone, è tutto vero. Allora Donatello dice la verità. È lui che ha ragione. Io, con i miei occhi, gli ho ordinato di farlo. Ma che cos'è questa storia? Stai parlando di cose che non sono mai avvenute. Niente di quello che credi di aver visto in realtà è accaduto. Se è perché avete paura che vi denunci, non preoccupatevi, non andrò affatto alla polizia. Magari neppure mi crederebbero. Donatello potrà continuare la sua vita libero e tranquillo senza preoccupazioni. E tu? E la nostra amicizia, allora? Che cosa conta? Il solo vederti adesso mi fa orrore. Ma si tratta di cose mai avvenute. Niente di quello che credi di aver visto in realtà è avvenuto. Tutto è successo così rapidamente. Tu eri là. Mi sembrò che Donatello si fosse fermato per un attimo. Ma tu? No, è una suggestione collettiva. È una pazzia che stiamo vivendo tutti, chi più chi meno. Kenyon? No! Non mi vuoi più nemmeno parlare? No, basta, non voglio più vederti, non me la sento più. Ma io vorrei spiegarti. Almeno una parola. No, basta! Ma io... Hilda, vorrei almeno spiegarti. Non mi credi se ti dico che in tutto quello che è accaduto io non c'entro proprio per niente? L'avvenire te lo proverà. Caro Kenyon, sono dovuto partire improvvisamente per la mia campagna. Non so quando potremo rivederci. Forse non presto. Volevo ringraziarti delle mille cortesie.
Spero comunque di rivederti, tuo Donatello. È un telegramma di Miriam che parte per Parigi. Chi è? Sua portiera. C'è una lettera per lei, Sor Kenyon. Sono nudo, la passi sotto la porta. Vabbè. Mio caro Kenyon, quando riceverai questa mia, io sarò già in viaggio. Degli amici fuori di Roma mi hanno invitata e io ne approfitto per una vacanza. Vado a disintossicarmi da questa città e non so quando tornerò. Vorrei che mi capissi. C'è qualcosa da quando ci siamo incontrati? Strano. Tutti e tre nello stesso momento. Erano passati molti mesi. Quasi un anno intero, da quando il giovane si era rifugiato nella sua tenuta in Toscana, conducendo un'esistenza chiusa, solitaria e sempre uguale. La sua metamorfosi faceva capire come basti un attimo nella vita per trasformare la persona più lieta nella più cupa e disperata. Buongiorno, signorino, la colazione è servita. Grazie, Lina. Contento? Beh, sì. Questa biblioteca è una vera miniera. Ci vuole sempre un po' di tempo, ma prima o poi salta fuori tutto. Evidentemente, il mio anonimo narratore deve aver fatto un lascito delle sue memorie a questa biblioteca. Ah, resteremo chiusi un mese, per le ferie. Io non andrò in America per le vacanze. Le farò in Italia da qualche parte. Allora, tanti auguri. Anche a lei, cavaliere. Guardi, le è caduto il giorno. Giovanissima, la donna era stata promessa in sposa a un suo cugino più anziano di lei e che lei non amava. Un altro brano importantissimo. Quando si è così in alto si prova come un impulso a buttarsi. Forse perché è così facile farlo. Un gesto semplice e definitivo. Non è semplice. Nel corpo che precipita c'è dentro la vita. E la vita non si arresta fino a che il corpo non si sfracella. Basta con questi strani pensieri. Questo è l'albero genealogico della mia famiglia.
Vedo, si somigliano tutti. La particolarità di tutti sono le orecchie a punta. Già, come quelle del fauno. Allora aveva ragione Miriam. Miriam? L'hai più vista? No. L'anno scorso, quasi nello stesso giorno, sia Miriam che Hilda sono sparite senza lasciare nessun recapito. Sai come sono le donne? Un giorno qui, un giorno lì. Ti sarà dispiaciuto per Hilda? Francamente pensavo che fra voi ci fosse... Lo pensavo anch'io, ma evidentemente non era così. È arrivata la posta. Grazie, Giovanni. Questa rozza e orribile riproduzione del famoso fauno che abbiamo visto assieme quando ancora eravamo felici, solo per ricordarmi a te. Ma è Miriam! Era un anno che non parlavo di lei. E proprio adesso? Sarebbe bello, vero? Che almeno lei ricomparisse. Ormai tutto è passato. Certo, i fenomeni ci sono stati per tutti e quattro. Li abbiamo avvertiti. E con una continuità cronologica. Non capisco come si possa rivivere collettivamente un'intera storia già accaduta. Suggestione collettiva, secondo una vecchia terminologia. Oppure siamo padronissimi di credere di averla vissuta e rivissuta due volte, sul serio, concretamente. Reincarnazione collettiva. È incredibile avere... tutti assieme la sensazione di essere al tempo stesso sullo schermo e in platea. E perché no? Possiamo porre dei limiti a dei fenomeni irrazionali e che non conosciamo affatto. Sì, ma io mi chiedo, noi siamo proprio quelli che eravamo come nel tuo diario? Questo vorrebbe dire che nel diario già esiste la tua storia vissuta una volta. La tua storia con Miriam. È già stata scritta fino al suo epilogo. E tu la percorrerai di nuovo, passo per passo. Ma com'è possibile? Anche questa, la tua crisi di oggi, sarebbe già scritta. Io credo che l'anno scorso hai avuto grande amore. Ma va, alla fine della scuola sono scappata da Roma come una lepre. Quel Kenyon, mi ricordo che veniva a prenderti all'accademia, sembrava proprio il tuo cane fedele. Quel gruppo di amici pensavo di ritrovarli a Roma, invece non sono più ricomparsi. Mi ha raccontato l'anno passato che facevate degli esperimenti, dell'espiritismo, cosa facevate? Ma che ne so, erano dei mezzi pazzi. Non averli più visti è un sollievo. Sto più tranquilla. Anche quel Kenyon? Sì, anche lui. Confesso che le sue maniere mi inorgoglivano. Però le sue manie magiche non ne potevo più. Voleva fare lo stregone per forza. Era proprio un gran ruffiano del soprannaturale. Ma si te gustava, dai. Si vede non abbastanza. Mi annoiava. Adoro irrazionale io. I fantasmi nascosti nella credenza non mi piacciono. Ah sì, è loro anche quello. È della pazza numero 2. Le avevo promesso di consegnarlo, ma sono partita così in fretta. Uno di questi giorni lo devo portare. Ma qui sta scritto consegnare il giorno 15. E se è il 15 di questo mese? C'è la data del lunedì prossimo. Ma prima qui non c'era scritta nessuna data. Ma che dici? Prima questo non c'era scritto. Che inchiostro rosso. Sbavato, sembra la calligrafia di un malato. Ma che è lo che contiene? Non lo so. Per me è una piccola pistola. Thank you.
Fratelli mesmeristi, ricordatevi sempre che il magnetismo animale non è niente al di fuori di voi. È una forza che vi appartiene e voi potete regolarla a vostro piacimento, come il fiato, come il seme. Il dottor Mesmer, il nostro precursore, non faceva che ripetere che i pianeti dal cielo, riflessi e concentrati in questa acqua, esercitano un influsso fortissimo sui tessuti dell'umano organismo. Maximilian Hell hat vielen Magenkranken geholfen mit den magnetischen Kräften. L'astronomo Maximilian Hell curò casi di crampi allo stomaco con la calamita. Il nostro metodo è anche migliore. Elimina molte malattie fisiche. Mein lieber Bruder, Konzentration, Konzentration, fühlst du meine magnetischen Strahlen, fühlst du, ich komm. Jetzt brauch ich dir Gewalt. Fratello è caduto in trance. Si tratta di un noto sonnambulismo artificiale che è benefico per molti morbi. Fratelli mesmeristi, di questi esperimenti massonici, ritenuti irriverenti di religiosi, voi stessi, senza ambasce, potrete aver modo di constatare direttamente gli effetti giovevoli. Legen Sie die Beine weg. Jetzt ist genug. L'ho riconosciuta dall'anello. Il tuo stemma di famiglia. Una torre e tre gigli. Sono felicissima di vedervi. Per quanto questo non sia il momento più adatto per incontrarci, come ai vecchi tempi, da cari amici. E perché mai? Sono malata da morire. E ho deciso di uccidermi. Ucciderti? Un ricordo mi paralizza. Ma non è possibile. Nulla mi resta che meditare. Meditare tutto il giorno.
E tutta la notte. In desideri e recriminazioni sterili. Per questo ho deciso di farla finita. C'entra quel giovane? Il giovane Fauno? Mi amava, credo. Quel ragazzo. Ma da oggi in poi sarò per lui solo oggetto di orrore e di rimorso. Non capisco. Non lo puoi capire. Io credo che tu sbagli. Anche lui sta molto male. È travagliato da una grave crisi. Che però gli sta dando un nuovo senso di purificazione. Dall'angoscia. Gli è nata dentro una nuova ricchezza di intelligenza, di sensibilità. Ti ama ancora, ma disperatamente. Se sapesse che io sarei pronta a donare la vita per lui. È in tuo potere mutare il suo destino. Non hai che da andare da lui. No. Non ne ho il coraggio. Vi aiuterò io. Io vi farò incontrare. Vi aiuterò io. Io vi farò incontrare. C'è scritto tutto questo. Incredibili coincidenze e segreti e misteri inconfessati. Forse non per te, ma per me di certo. In questo lavoro di comparazione mi mancano alcune tessere di mosaico. Allora, secondo la previsione, io e Miriam... Sì, perché non dovreste tornare a incontrarvi. Però non so se sia giusto. Lo vedi in che stato di depressione ti ha gettato? Con la sua apparizione, la sua improvvisa scomparsa, le sue stranezze. Non so proprio. Non so se è solo per questo. Ma sto talmente male. Ho paura di non resistere. Qualunque cosa, gli oggetti, perfino la natura che mi ha sempre aiutato, adesso mi respinge. È come un'allucinazione. Io sento la natura che mi rifiuta, che mi esclude. Anche gli animali che mi hanno sempre amato. Ci sono dei momenti in cui penso di rinchiudermi qui per sempre. Non dire sciocchezze. Se vuoi punirti cercando una vita infelice, ci sono mille modi per farlo. E allora? Cosa dovrei fare, secondo te? Non certo l'eremita. Anche questa solitudine, così totale. È allucinante, mortale, tutto è bellissimo qui. Ma non è logico seppellircisi dentro. Tu non devi continuare così. Miriam, io la conosco da molto tempo. È una donna complicata, nevrotica, che porta dentro un peso difficile da capire. Qualcosa di ancestrale, come un destino, di cui lei stessa non è troppo responsabile. Senti, vorrei dirti... Cosa? Niente, niente. Sta venendo bene il tuo ritratto, eh?
perché sta avvenendo così? È come se è stato qualcosa al di fuori di me a muovermi la mano, a imprimermi questa deformazione, questa alterazione. Fermo. Lascialo stare così. Qualcuno l'ha scolpito per te. È un segno. È un segno. È ancora un segno. Io ho una cosa terribile da confessarti, Kenyon. Ti ricordi quella sera quando andammo sul Campidoglio? Tu eri rimasto indietro per parcheggiare e ci perdemmo di vista. Adesso ti racconto tutto. Non ne posso più di tenermi dentro questo segreto che riguarda me e Miriam. Ho sempre pensato che fosse successo qualche cosa di grave. Fin dal giorno dopo l'ho pensato, nella chiesa dei Cappuccini, quando avevate quell'atteggiamento strano di fronte a quel morto nella bara. Il frate morto. Solo Miriam ha avuto il coraggio di guardare nel feretro. Mi ha detto poi che il cadavere aveva la faccia di quell'accattone che la perseguitava. Il persecutore? Sì, quell'uomo che la perseguitava. Anche quella sera, la sera prima sul Campidoglio, io ricordo benissimo. Era la sera del 15 di marzo. Con la complicità di Miriam. D'accordo con lei, io l'ho ucciso. Adesso ti racconto tutto. Non ne posso più di tenermi dentro questo segreto marcio che mi rode, che mi farà impazzire. Questo raccontato da Donatello è un orribile assassinio. Vero, falso, non saprei dirlo. Ma perché un fatto così tremendo non riesce a concentrare tutta la mia attenzione? Perché? Perché penso irresistibilmente a qualcosa d'altro, a un altro delitto? Simile? Non so davvero. Era scritto negli ultimi fogli portati da Roma dalla biblioteca. Quei fogli, sì, che quel misterioso visitatore aveva fatto cadere a terra con il suo giornale. Questa Miriam dell'Ottocento, appartenente a una nobile famiglia, perduta sua madre quando era ancora bambina, per ragioni di famiglia era stata promessa in sposa a un marchese suo parente. Questo parente era molto più vecchio di lei e per di più si vociferava di lui che avesse tendenze abiette e così stranamente sottili da rasentare la pazzia. La ragazza nutriva per questo promesso sposo una insuperabile avversione. Tuttavia, la decisione di suo padre di stringere questo contratto matrimoniale era irremovibile. Sono io, il vostro promesso sposo. Voi siete mio cugino.
Io vi devo il mio bene come te. Ma sarò anche il vostro sposo e vostro padre che vuole così. E anch'io lo voglio. Vi invoco di desistere. Io non vi desidero come sposo. Io non posso essere sacrificata a un uomo più vecchio di me, che non amo. È da bambina che mi siete stata promessa. È deciso. Io non voglio, ve lo confesso. Io nutro per voi. Nutro per voi. Ma che cosa state per dire? Un'avversione insuperabile. Qualcuno probabilmente vi ha avvertito che io ho tendenze perverse, così da mettervi in questo terrore. Che io sono così malvagio che mi ci vorrebbero 4 punizioni in 4 vite diverse per purificarmi. Sappiate che quelle dicerie sono miserabili calunnie. Io vi amerò dopo le nozze con ogni cautela. Nozze tanto assurde non vi saranno mai. Questo contratto matrimoniale che anche vostro padre vuole a tutti i costi si farà con le buone o con la forza. Cugino, abbiate pietà di me. Nessuna. Comprendetemi. Vi costringerò con la forza a questo contratto. No. Siete la mia promessa sposa e io non rinuncerò a voi. Né ora, né mai. Un secolo fa, in questo mese, in questo giorno, la giovane Miriam uccise il suo promesso sposo. E un anno fa, in questo mese e questo giorno, tu hai ammazzato lo stesso fantasma. Non hai da dirmi niente. Devi stare calmo. Devi convincerti assolutamente di non essere un assassino. Il nostro io collettivo, a cui apparteniamo tutti e quattro, deve essere un po' malato. Soffriamo di una crisi allucinatoria comune. E se fosse così? E se fosse così? Ma è così. Quell'uomo, la vittima, non esiste. Noi siamo nel deserto del nostro io collettivo e quell'uomo è un miraggio. Non è vero. L'ho toccato con le mie mani. Era un uomo, era vivo, era... Donatello, ascoltami. Certe forme di allucinazione sono globali. Sono anche tattili, capisci? Tu hai toccato, hai sentito qualcosa di inesistente. Magari fosse vero. Ma è vero. Ragiona con me. Quel delitto è stato un'allucinazione. Tu devi ritrovare al più presto la tua Miriam. Dovete dimenticare quell'incubo. Dovete stare sereni. Davvero? Ma sì. Io ti aiuterò. Io vi farò incontrare. Dimmi dove vai,
perché non ritornamo come ieri, con l'anima intrecciata fra le mani, lungo quel viale della verità. Dimmi dove vai, se tutto parlerà sempre di noi, pure una stella dietro una collina può sapere perché te ne vai, perché tu sei l'altra metà del sogno che sboccia solo quando più bella torni a me. Rimani ancora l'amore, quello vero è cosa seria, non creda di fantasmi, non è ora. Resta qui per ricominciare.